Ciao ragazzi, benvenuti. Direi di cominciare spiegandoci le vostre radici, come vi siete conosciuti e come mai avete scelto il vostro nome così particolare, Baryonyx. Ciao ragazzi, noi siamo i Baryonyx, io Antonio qua, mentre Alessio non c'è a casa, e è da 6 anni che suoniamo insieme, siamo di Livorno e il nome Baryonyx lo abbiamo preso da un antico dinosauro, che lo vediamo qua, nostro amico, Certo, momento quark questo. E questo nome l'abbiamo preso perché per noi è figo, molto figo, e anche perché è intraducibile in tutte le lingue, questa peculiarità. In tutte le lingue si dice Baryonyx. Cosa state combinando attualmente? Ma ascolta, attualmente noi stiamo facendo, diciamo, un progetto in studio, quindi con i live siamo momentaneamente fermi e abbiamo in mente di fare, diciamo, un progetto. Ok, è un project album, cioè che lo suoneremo soltanto dal punto di vista discografico e poi live lo riproporremo in modo riarrangiato diversamente. Quindi per ora siamo tra sala prova e studio di registrazione. Ecco. Domanda di rito, quali sono le vostre influenze e quali sono i vostri gusti musicali, ovviamente? Nostre influenze musicali, diciamo, sono un po' diverse, ecco, tra tutti e tre abbiamo diverse influenze. Diciamo che a me piacciono molto i Linkin Park. Ecco, diciamo che abbiamo il nuovo, il moderno e Alessio che è un po' più È un retro. po' vintage, sì. Mi Quindi tutti piacciono insieme. AC/DC, Guns N' Roses, non che. No, per Sono da carità. meno, anzi, sono Però fantastici, tutto però insieme poi preferiamo molto il abbiamo. camoderno noi Ecco, due, rock moderno. diciamo che poi tutti insieme mettiamo insieme il meglio di tutto, ecco, un po' del vecchio e un po' del nuovo tutto insieme, ecco, queste sono le nostre influenze musicali. All'inizio le influenze maggiori erano i Green Day, con il disco d'esordio, Duri, sì. sì. E poi anche i Blink 182 ascoltavamo, però siamo rimasti anche a per molti anni comunque a A produrre su produrre. questo, sì, su questo genere. Ci piacciono anche gli Oasis. Classica domanda di Gioventù Rock. Qualcuno mi dica il nome di un disco che pensa sia l'unico al mondo ad apprezzare. L'unico disco che apprezziamo è, cioè, almeno io personalmente parlo, c'è un disco degli Oasis appunto che è We Are Now, che ho saputo che in Inghilterra è stato disastrosamente tragico come tiratura discografica. Però a me personalmente piace molto, soprattutto le prime tracce sono interessanti, ecco. Invece te non so come la pensi. Io ho ascoltato l'ultimo disco dei BDI e penso di essere l'unica persona a cui piaccia quel disco e niente, non ho da aggiungere altro. Beh, del pessimi proprio, ecco. Litigate in sala prove? Se sì, per cosa? Senti, per cosa si litiga in studio? È in sala prove comunque. Per i volumi. I volumi degli strumenti, Diciamo che tutti, infatti, sì. ognuno di noi vuole predominare sugli altri perché un po' fondamentalmente siamo un po' tutti sordi, forse anche per un motivo. Quindi alla Può fine, stare. però ultimamente stiamo cercando di fare un lavoro di, diciamo, di tranquillizzarci e piano piano capire anche quando è il momento di abbassarci. Cerchiamo di far sentire la voce che è la cosa più importante, alla fine, oltre che la musica, che è quello su cui ci concentriamo principalmente. Se poteste scegliere di incontrare un solo personaggio del mondo della musica, chi sceglieresti? Il mio preferito, cioè il mio personaggio comunque da cui ho preso spunto maggiormente anche nei anni passati è Billy Joe Armstrong dei Green Day e questo, insomma, Billy Joe è secondo me un grande, mi ha dato anche mi ha trasmesso la voglia di salire proprio su un palco e suonare le mie canzoni perché è unico nel suo genere secondo me. Io invece sceglierei Noel Gallagher per due motivi. Uno perché ha scritto secondo me dei pezzi unici proprio dal punto di vista anche del testo, e poi perché ha un atteggiamento fuori dagli schemi, ha sempre avuto un atteggiamento fuori dagli schemi e diciamo che vedendo lui così sicuro di sé forse ho capito che bisogna a volte anche crederci un po', ecco, in quello che si fa. Certo, È giusto certo. così anche. Altra domanda classica, se foste headliner in un grosso festival, cosa chiedereste per il vostro backstage? Sbizzarritevi, potete chiedere qualsiasi cosa. Fossimo gli headliner di un concerto, Cosa si sceglierebbe?
Io mi accontento di assai poco. Mi accontento della PlayStation 4. Poco, è vero, ti accontenti di poco. Ma c'è gente ha chiesto tipo fiori e rosa, tigri. Birre in quantità industriale. PlayStation 4, fine, stop. Fine, stop. Niente, boh, non lo so francamente, ma sceglierei probabilmente un bel letto comodo, molto comodo. E su cosa c'è dentro varie ed eventuali, non diciamo niente. Suonate e giocateci qualcosa con il primo strumento che avete sotto mano. Allora, e ora vi suoniamo un pezzo nostro. Una nuova canzone, anche questa, si chiama Bonacciale, ispirato alla saga di Final Fantasy. Vai. Ognuno di voi mi dica la sua canzone preferita. Allora, la nostra canzone preferita, vai, Anto, rispondite per primo. Allora, non per essere, diciamo, orgoglioso di quello che si fa, però la mia canzone preferita è No Sen dei Baryonyx. Ok, rimaniamo qui, si rimane sull'ambito Baryonyx. No, per me la mia canzone preferita, che secondo me è immortale anche nel tempo, è bella tutt'oggi, figuriamoci al tempo quando uscì, è In the End di Linkin Park. Storica e leggendaria, secondo me. Comunque, a parte gli scherzi, cioè, su questa domanda potremmo parlare senza giornate, cioè non c'è, sì, secondo me, una canzone preferita in generale, perché io dico In the End, Linkin Park, non ci sono tanti che sì, e poi specialmente i musicisti dovevano avere tante influenze. Comunque io rimango sulla mia Ok, questa era l'ultima domanda, grazie per aver partecipato, ora chiudete l'intervista come preferite. Un bocca al lupo, ciao e alla prossima. Ma io faccio un saluto a tutti i frequentatori del sito di Given to Rock, gli auguro di... Ringraziamo Given to Rock, questo sito molto cool. Sì, molto, ci è piaciuto specialmente anche la recensione che ci hanno fatto, quindi... State sempre bene, un saluto da Baryonyx, veniteci a trovare sulle nostre pagine Facebook, Bandcamp, Spotify e tutti i canali Ghost Record, ci vediamo presto. Ciao. Ciao.